ci troviamo all'Istituto Comprensivo San Giovanni. Com'è stato il ritorno a scuola? Il ritorno a scuola è stato estremamente emozionante. I bambini e i ragazzi, il nostro istituto comprensivo che accoglie bambini dai 3 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 13 anni. E ho girato all'interno delle classi, erano estremamente emozionati, ma già tutti non hanno dormito la notte, ma io stessa ho trascorso la notte letteralmente insonne, perché c'era tutta un'organizzazione che abbiamo messo in piedi e c'era l'ansia di verificarne la validità. In ogni caso i bambini dopo mesi di lockdown sono stati restituiti alla normalità e quindi avevano dei sorrisi, molti addirittura si sono commossi e vogliono continuare a restare a scuola. Ho sempre detto alle famiglie e penso pienamente che la scuola e relazioni umane. Nessuna didattica a distanza può sostituire la lezione in presenza, il rapporto con le maestre e con i professori, il rapporto con i loro compagni di classe. E quindi ci teniamo a tenere la scuola aperta, abbiamo fatto veramente degli sforzi notevoli. I bambini sono tutti pronti a rispettare le regole e ci auguriamo che lo stesso entusiasmo caratterizzi le famiglie, la cui collaborazione in questo momento storico è veramente determinante. A proposito di didattica a distanza, come sono andate le lezioni durante il lockdown? Le lezioni durante il lockdown sono state veramente significative e siamo stati una delle scuole che è partita quasi immediatamente, sicuramente all'inizio con tante incertezze. Il lockdown ci ha colto alla sprovvista, noi non conoscevamo le modalità che invece poi abbiamo imparato a padroneggiare, quindi la videoconferenza, l'invio dei compiti attraverso le diverse piattaforme. Il nostro istituto ora ha solo 2 piattaforme, la piattaforma G Suite e la piattaforma WeSchool. All'inizio invece le piattaforme erano tante e gli stessi genitori erano disorientati, perché in tempo di emergenza dovevamo assicurare e garantire in ogni caso il prosieguo delle attività. E, è stato un vero successo perché i docenti hanno lavorato oltre il loro orario di servizio, sebbene inizialmente non fosse prevista dal contratto l'attività di didattica a distanza, ora didattica digitale integrata, e i risultati sono stati più che positivi. Sì. Siamo ottimisti perché ho guardato i bambini negli occhi, ho visto la loro voglia di restare in classe e quindi sicuramente vinceremo. I nostri insegnanti hanno realizzato delle filastrocche, dei PowerPoint, delle presentazioni all'interno delle quali i bambini hanno imparato a far proprie tutte le misure di sicurezza, il distanziamento, la pulizia delle mani, l'igiene quotidiana, e quindi siamo convinti che ce la faremo. Gli stessi genitori stanno collaborando e sono propensi a collaborare. La mia collaboratrice Caterina Navarra ed io abbiamo fatto riunioni con tutte e 46 le classi. Ci siamo suddivise quest'onere proprio per preparare le famiglie a questo ingresso e penso che ci siamo riusciti, perché i primi giorni sono stati veramente un'estrema conferma degli sforzi fatti. Tutti sono entrati, non ci sono state code agli ingressi, tutti sono entrati in maniera disciplinata, rispettando il proprio turno, e non si sono creati assolutamente assembramenti. Allora, l'Istituto Comprensivo San Giovanni si è attivato cercando di rendere il rientro dei bambini migliore possibile. L'Istituto San Giovanni si sviluppa, si propone, facendo un sacco di attività. È difficile credere che quest'anno tutte le attività che di solito siamo abituati a fare siano realizzabili, perché ci sono parecchie restrizioni che ci vengono, tra virgolette, imposte. Però dalle attività di teatro, alle attività di matematica, di algebra, dalle attività della biblioteca online, ad attività collegate con gli ambienti scientifici che rappresentano e che ci sono nella città di Trieste, e queste sono alcune, siamo intenzionati sicuramente a portare avanti i progetti. Quest'anno qualcosa sicuramente avrà uno stand-by, però nel proseguo sicuramente andremo avanti.
Le difficoltà dei docenti e delle famiglie ci sono perché abbiamo rivoluzionato la normalità e per cui inevitabilmente bisogna abituarsi ad un nuovo assetto delle cose, che però questo sicuramente noi siamo ottimisti, vogliamo assolutamente credere che le cose non durino così tanto. E quello che potrebbe accadere l'anno prossimo è che noi di tutte queste difficoltà facciamo tesoro, per cui l'anno prossimo sicuramente andrà in positivo, qualcosa verrà recuperato, qualcosa che noi stiamo strutturando di diverso, vediamo che funziona e per cui verrà portato avanti, e la positività è comune, l'istituto comprensivo ci crede.